Sono tutti grandi campioni. Gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport nella sua massima espressione. Queste sono le loro storie. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Adalberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni giuliano-dalmati. A Zara ne sono morti più di 2000, in parte sotto le bombe, in parte uccisi, in parte deportati. Quindi è molto difficile poter dire siamo un simbolo. Rappresentiamo un esempio di ciò che è accaduto ampiamente sul confine orientale. Dire trofeo Luxardo per il mondo della sciabola è come dire Gran Premio di Monza per la Formula 1 o Milano-Sanremo per il ciclismo. È la grande classica della scherma, è la più antica. Si disputa a Padova, è valida per la Coppa del Mondo e ha un albo d'oro che allinea gli sciabolatori più prestigiosi. Ne fa fede la dichiarazione di Aldo Montano, che ha staccato proprio qui il pass per l'Olimpiade di Rio. Sembrava per me una competizione stregata. In bacheca avevo tanti titoli, ma il trofeo Luxardo, il più ambito, mi mancava. E questo aumenta l'entusiasmo e la soddisfazione. L'orgoglio, però, è soprattutto di Franco Luxardo, l'ideatore e l'anima del trofeo, sulla scia di una tradizione familiare che ha le sue radici, non solo quelle sportive a Zara, dove le vittorie di una società gloriosa, la Diadora, hanno accompagnato il successo di un marchio, Luxardo, che nel mondo è sinonimo di grandi distillati. Primo tra tutti, ben noto, il Maraschino. Dire Zara e dire Dalmazia, per gli italiani che hanno vissuto quella tragedia, vuol dire riaprire una pagina angosciosa della nostra storia. Franco Luxardo ne è stato buon testimone quando con la famiglia, lui aveva 10 anni, siamo nel 1946, ha dovuto lasciare la sua terra portandosi dietro soltanto i ricordi dolorosi di una città sgretolata dalle bombe, una città stretta attorno all'austero palazzo del Barcagno, era la sede storica della Luxardo. Lo stabilimento, davanti al porto di Zara, dava lavoro a centinaia di operai e poi c'erano le piantagioni di ciliegio che occupavano altra gente. I liquori della Luxardo venivano esportati in tutto il mondo e c'è ancora chi ricorda la caratteristica di quelle bottiglie di colore verde a base quadrata e a collo corto con una copertura di paglia che era diventata nel tempo un segno distintivo. La famiglia di Franco ha pagato un prezzo altissimo alle esecuzioni sommarie operate dai partigiani di Tito con l'uccisione di alcuni suoi componenti. Ed è rimasta sempre nei Luxardo la necessità di tenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto, anche se la verità è stata subito occultata nei documenti prodotti dai processi farsa del regime. Lo stesso Franco ha assunto in prima persona un ruolo di testimone come presidente della Società Dalmata di Storia Patria di Venezia e come presidente dell'Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo. Zara, in particolare, come tutta la Dalmazia di cui era capitale, aveva la struttura di una città cosmopolita dove l'integrazione tra italiani, croati e ungheresi si sviluppava in maniera armonica. La Dalmazia, poi, è una terra che regala sensazioni forti, dirette, molto viva dal punto di vista culturale, ed era proprio la cultura, che esclude ogni forma di razzismo e di esclusione coatta, a fornire la chiave di lettura dell'integrazione. La guerra ha spazzato via tutto.
poteva rappresentare, visto l'esito, la fine di ogni cosa, la fine dei sogni, la fine di una straordinaria avventura imprenditoriale cominciata più di un secolo prima da Girolamo Luxardo, arrivato a Zara dalla Liguria. Non è stato così, perché uno dei fratelli, Giorgio, con l'aiuto del nipote Nicolò, avrebbe fatto rinascere l'azienda a Torreglia di Padova in un terreno adatto, usufruendo, è una bella storia questa, una storia di solidarietà, usufruendo della donazione dei ciliegi zaratini conservati nei vivai dell'Università di Firenze e proseguendo così una tradizione secolare. Sarà Nicolò Luxardo De Franchi a ricostruire in un libro, Dietro gli scogli di Zara, l'epopea della famiglia senza trascurare la rievocazione dei successi sportivi. Perché proprio la scherma, ma non solo quella, ha rappresentato per il Luxardo una connotazione specifica particolare. È nel solco di questa tradizione che Franco ha cominciato a Padova a tirare di sciabola l'Accademia Comini, sotto la guida di Giulio Comini, uno dei maestri storici della scherma italiana. Qui sono cresciuti personaggi ormai leggendari, olimpionici e iridati come Gastone Daré o Irene Camber, fino ai più recenti, dalla Barba e Marin, e alla straordinaria Francesca Bortolozzi, fiorettista di talento, 2 ori olimpici ad Atlanta e a Barcellona e 4 titoli mondiali, oggi maestra all'Accademia Comini. Con Giulio Comini, Franco ha attivato un rapporto di sinergia esemplare. Da un lato la possibilità di affinare le basi di carattere tecnico e dall'altra la capacità di esprimerle nella sciabola ad alto livello. Da bambino Franco era di costituzione gracile. Sembrava destinato a limitare gli sforzi prolungati. Crescendo però ha sviluppato un'ottima resistenza fisica con una grande mobilità negli arti inferiori. La sciabola delle 3 armi della scherma era la più adatta alle sue caratteristiche di attaccante, molto veloce, con una componente istintiva che nelle fasi più concitate risultava determinante. Chi l'ha visto in azione ne ricorda un pregio, la capacità di riflettere in tempi rapidissimi sull'azione da portare dopo aver inquadrato le caratteristiche dell'avversario. Riusciva così a portare quei colpi di rimessa, per usare un termine pugilistico, che nella sciabola sono determinanti. Azzurro per un decennio, dal 59 al 68, Franco Luxardo ha conquistato titoli italiani e preso parte con la nazionale alle più importanti manifestazioni in giro per il mondo. Ha continuato così a gareggiare, contemperando gli impegni sempre più pressanti con l'azienda, fino al 1975, quando ha dato l'addio a Torino con una medaglia d'argento all'attività agonistica per dedicarsi alla cura anche organizzativa del trofeo Luxardo. Ed è stato proprio il legame di stima e di affetto con il maestro Comini a suggerire a Franco l'idea di dar vita nel 1955 al trofeo che porta il nome della sua famiglia. È un trofeo che ha avuto varie connotazioni, sia per le gare individuali che per quelle a squadre, e che dal 2000 rappresenta l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola. Le finali si sono sempre disputate a Padova in sedi prestigiose, dallo storico Caffè Pedrocchi al Palazzo della Ragione al Teatro Verdi. Nell'Albo d'Oro figurano anche i nomi di alcune leggende della specialità come gli ungheresi Horvat, Giedovari, Gilaghi, il russo Sidjak e il nostro Michele Maffei, 4 volte vincitore. Quel Maffei che è forse il più vicino per temperamento, se non come stile, alla scherma di Franco Luxardo. L'Italia ha poca memoria e quindi la memoria va in qualche modo sottolineata e rafforzata. Nei libri di scuola non si parla praticamente di quello che è successo al confine orientale dopo la guerra, e questo è un fatto gravissimo che va cambiato. Avete ascoltato? Così lontani, così vicini. Adalberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La storia del confine orientale in podcast,
realizzata con il contributo della legge 72/2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Storie Avvolgibili. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto. Se questo podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify.